Io non so voi, ma io mi sono un po' tanto rotto coglioni. Sì, vabbè, ve lo dico già, probabilmente sarò abbastanza, un po' volgare, un po' rozzo in questi video lì. Però, cioè, oltre a fare il classico commentino, lo uso anche per sfogarmi un po'. Perché c'è da sfogarci tanto su queste serie. Perché, cioè, oggi io non so se è una conseguenza di tutto, però devo parlare della partita stessa e dico che oggi c'è roba da boh, no, ma nei capelli, peggio. Ma non tanto perché si è perso, cioè alla fine sì, anche perché si è perso, che chiaramente c'è la sua importanza, ma per il come si è perso. Cioè io va bene, ok, io non è, come dico sempre, non pretendo delle mega prestazioni, ma almeno un po' di attiveria, un po' di agonistica, un po' di voglia, un po' di velletti pare, ma uscì e di idee. Io do tutto, poi purtroppo per varie circostanze, che può essere sfortuna, bravura dell'avversario, bla bla bla, non ce l'ho fatta a livello di risultato finale. Ma niente, oggi proprio zero, eh. Zero, zero, zero. Che poi fra l'altro dici di essere, giochi fuori asa, che magari sei anche un po' svantaggiato. No! Sono degli assi dietro che io penso che chi non so, che andava già una schedina ci avrebbe scommesso di pari sull'1, sulla vittoria, nemmeno sul pareggio, sulla vittoria sull'1 del Livorno. Giovi in casa, venivi da una sconfitta brutta, quindi dovevi farti un po' rivedere. Ha cambiato allenatore, che poi tanto ci si arriva. Di solito quando cambia allenatore, in teoria, ma per questo discorso qui non vale per noi, la squadra o vince o male male pareggia, ma doveva vincere. Di solito è così quando hanno allenatori. Vabbè. Poi non lo so. Poi appunto, se è una squadra che in teoria io ho cambiato, questo stop di l'ho cambiato. In teoria lotti per poter andare, non dire in Serie A, ma meno meno ai playoff. E qui l'ho cambiata perché ora ragazzi, questa è una parentesi. Sarò anche drastico. Però d'altronde io vedo una squadra di bolliti. E io sinceramente, ora come ora, mi auguro veramente che ci si riesca a salvare in maniera normale, perché uno ci deve, ora ti esageri, vedi va. Innanzitutto, puta caso, se qualcuno di voi si dovesse fare delle domande, cioè, riferite a me, dico il perché, dico così, bla bla bla, lo spiego subito. Allora, innanzitutto, ora come ora, non siamo assolutamente in grado di giocarcela per fare qualcosa, perché ditevelo vi pare, si fa cacare, sì. Non tanto perché si è perso contro Cittadella oggi, ma in generale perché veramente siamo una cosa da diti in gola, eh? Diti fra l'altro, vabbè. No, però sono tante ossa, come ho già detto prima, ora per me siamo una squadra di bolliti, perché è vero, siamo bolliti, proprio zero. Oggi ragazzi non hai fatto un tiro in porta, eh? Ora chiaramente si parla anche della partita, il video non so quanto possa durare, però c'è da parlare della partita anche del discorso allenatori, eh? Comunque. No, tanto per rinfrescarvi un po' il calendario, per chi magari non lo sapesse, allora, cosa ci capita a regola, se non sbaglio, nelle prossime partite? A parte il Bologna, che secondo me se si gioca, se va bene, si perde e basta, se va bene, perché dico e basta? Perché secondo me si perde e ci si fa anche la figura di merda. Tanto per aggiungere qualcos'altro, e si va così, con questa voglia, con questo spirito, eh. Poi mi pare, quella dopo ci sa il Lanciano in casa, che Lanciano si sa è una squadra che magari un giorno ne può prendere 38 e il giorno dopo te ne può fare 38, per dire. Poi dopo si va a Perugia, che Perugia io penso che sia un campo difficilissimo per tutte le squadre. Va bene. Quella dopo ancora, se non sbaglio, perché ragazzi poi ci sta che di Nazza non azzecco nemmeno una di queste 4 B. Ci sta già giocando in casa un'altra volta contro il Frosinone. Che Frosinone, ora come ora, sì, anche loro sono stati un pochino. Ma tuttora sono un po'. No, lo sbando. Sicuramente sono messi meglio di noi, però. Diciamo che sì, ci ha avuto gli alti e bassi. Però Frosinone non è una squadra da sottovalutare, no? Ecco, dimmi con quale. Quali sia la possibilità di fare qualche, almeno qualche punto se si gioca sì, contro queste squadre lì. Per dire. Sì, forse ero anche drastico e tragico di che comunque speriamo di salvarci. E spero tanto di essere, di sbagliarmi. E spero tanto che alla fine la squadra, perché io sono sempre, no, fiducioso no, però spero sempre in qualcosa, alla fine possa di
cioè ci possa, mi si può dire, sorprendere tutti, magari a un momento no, speriamo, però sinceramente non vedo tutte quelle grandi osi che possano cambiare, vabbè. E niente, boh, davvero, io con la parte di oggi c'era solo un attimo cambiato, perché ammetto di aver perso un po' il filo, però continuo. Con la parte di oggi, comunque, ripeto, a parte l'incazzatura generale di Diva, e parlando appunto della partita, una prestazione orribile. Come ho detto prima, zero voglia di fare tutto, zero tiri in porta, ragazzi. Cioè, come Dio sempre, dirò sempre, con tutto il rispetto per gli avversari, in questa cosa per il Cittadella. Secondo me, se te giocavi come hai giocato qualche volta inizio anno, magari non eri bollita perché si è bollita a marzo, no? Che all'incirca non sai metà anno, ma è un po' più. Insomma, voi te la potevi giocare alla grande, no? Soprattutto Cittadella, soprattutto in casa. No. Oggi Cittadella, nonostante comunque anche loro, tralasciando che hanno fatto questo rigore, credo che anche loro forse il risultato più giusto deve essere 0-0, non è che hanno fatto chissà cosa. Ma si è fatto che alla fine hanno vinto loro e non si è riuscito in grado di recuperare. Poi dalla Orpa agli infortunati barra agli squalificati. Poi dalla Orpa al cambio d'allenatore improvviso. Cosa vuoi dalla Orpa? Diamolo ai giocatori se è il caso, no? Vabbè. Comunque, boh, veramente, ma buttato giù tanto. Ora esagero anche su questa serie. Un tiro che c'ho fantasmi l'anno scorso. Però a volte, cioè, veramente, mi sembra di essere tornato per quanto riguarda la prestazione e per i risultati all'anno scorso, però a differenza di quest'anno eri in Serie A, che direi un po' più difficile della Serie B, no? Davvero, l'unica cosa spero, come ho già detto, è che sia un periodo solamente no, ma gliela vedo tanto, tanto. Bicia le sto se non vedo miglioramenti, ogni tanto, zero, però sempre più, si va sempre più giù. E vabbè, comunque, della partita, cosa c'è da dire oltre al fatto che si è fatto ca? Sotto tutti i punti di vista, nient'altro. Non posso nemmeno dire e nemmeno fare i complimenti a Cittadella perché, con tutto il rispetto, a me, se magari questo video dovesse vedere un tifoso di Cittadella, deve essere di è vero, anche noi comunque non si è fatto chissà cosa. È una partita equilibrata, noiosa perché è stata noiosa. E niente, quindi non ci sono stati nemmeno qualche top o flop nello schifo totale del Livorno, Dio, niente, proprio zero. Proprio brutta, prestazione, guarda, di tanto 5, proprio di tanto, eh? Quindi sei 4,5, 5, la media. E niente, comunque, ora parliamo un po' di questa serie di allenatori. Allora, come penso avete visto, perlomeno avete saputo, c'è stato questo cambio, no? Improvvisamente è stato esonerato Gelain. Ora, Gelain, anche a volte ho avuto un briciolino di ma che cazzo fa? Soprattutto in quanto riguarda scelte tecniche, tattiche, quelle cambi, quello che cazzo vi pare, no? Però io, come sempre detto, io non do mai la Orpa al 100% allenatore. Sì, chiaramente c'è la sua percentuale, perché se no non ci sarebbero allenatori, però alla fine vanno i giocatori in campo. E quello che dico io, perché ha voluto esonerare Gelain? E poi chiama Panucci, che con tutto il rispetto, nonostante, se non erro, è stato il secondo di Capello alla Russia, ci può stare? Vedi la cazzata, questa che sia una cazzata, scusate se lo è. Cioè, non lo so nemmeno, a parte che a Livorno ci vuole uno con le palle, nel senso uno che ti prenda così e ti, no, tirate al muro, no, che ti dà due schiaffi e si svegliati se dormi, cosa che Panucci per quanto riguarda almeno, dal punto di vista delle movenze non fa. Oggi è stato fisso con la manina in tasca, però non lo voglio criticare perché è la prima. Ma magari spero possa diventare l'allenatore più forte del mondo, lo spero per lui e lo spero anche per noi soprattutto in questo momento. Però per ora neanche abbia visto questa serie. Poi sono rimasto perché comunque hai dato zero fiducia a Gelain, cioè sei arrivato a Natale se non sbaglio, insomma, con Gautieri Gelain ha fatto fa quant'è, 2 mesi nemmeno, ma andi via così, vabbè. Comunque, allenatore anche lì fa tanto bene, secondo me, anche la squadra un po' fa queste botte via, perché gli allenatori non sono uguali, sia a livello di gioco, di comportamento e bla bla bla. Però scelta della società,
c'è chi dice che l'ha azzeccata, chi no. Resta il fatto che io, qui sono mai fidato, Panucci, con tutto rispetto, momentaneamente lo vedo più nosa da giornalisti, da averci tutta, come si può dire, le chiacchiere intorno piuttosto che i risultati effettivi sul campo. Però questa è nosa mia, chiaramente. Ovvia, dopo questo mezzo sfogo, che poi alla fine non mi sono sfogato tantissimo, perché potrei, come dissi già nei precedenti video, risultare troppo offensivo sotto certi punti di vista, mi sono un po' controllato. Niente, l'unica cosa è che veramente anche oggi una grande e bella figura di merda, soprattutto in casa, soprattutto dopo, come ho detto inizialmente, una sconfitta brutta come quella dell'altra settimana ante lo Spezia. Il bello, soprattutto col cambio allenatore, che ripeto, in teoria no, di solito quando magari il cambio allenatore c'è anche un po' di più di grinta, di che cazzo ne so, insomma la squadra di solito è un po' più motivata, ma noi no, eh? Noi no, questa serie no. Vabbè, via, basta, non c'ho da di altro. Ora si spera, tanto non è, devi sperare, perché devi sperare tanto di riuscire a fare qualcosa all'Angio Bologna. Via, detto questo, tanta delusione, perché sì, comunque tanta delusione per la partita di oggi. E niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.